Susanna Tamaro, Ogni angelo è tremendo, un romanzo che è una vita, la sua vita. Ma lei ha la sensazione di vivere un romanzo? Ma credo che la vita di ognuno di noi è un romanzo, perché la realtà è sempre più fantasiosa e straordinaria di quello che uno scrittore possiamo inventare. Naturalmente, essendo uno scrittore, è ovvio che fin dalla mia nascita la vita è stata un romanzo, perché io l'ho vissuta e l'ho anche elaborata, seppur inconsciamente, nell'infanzia, per poi raccontarla. Lei, guardando retrospettivamente alla sua infanzia, la definirebbe felice o infelice? La definirei, direi, disperata più che infelice. Perché un bambino nasce naturalmente portato ad amare e a scambiare affettività. Quando questo non avviene, si viene sospinto in una landa assolutamente disperata. In questo senso lei racconta il problema oggi diffusissimo di un'infanzia anaffettiva, però racconta anche di come questa non sia mai l'ultima parola, la vita riserva sempre delle sorprese. Sì, l'ho vissuta e sono sopravvissuta, che è importante, perché non sempre si sopravvive un'infanzia così devastante dal punto di vista affettivo, ma uno dei sensi del libro è proprio questo, perché viviamo in un mondo che ormai ti fa credere che tutto è determinato dalla tua infanzia, che se hai avuto un'infanzia sfortunata per forza dovrai essere un disperato o un delinquente. È vero che l'infanzia privativa ti porta a essere una persona comunque fragile, comunque che facilmente inciampa, però appunto è anche vero che la vita ti riserva delle straordinarie sorprese e che continuare a pensare al passato è una trappola alla quale bisogna liberarsi. Cioè, noi abbiamo sempre il futuro davanti a noi, che è tutto da scrivere con la nostra vita, con la nostra volontà, con la nostra affettività. Il passato è passato, dunque bisogna immaginare un futuro diverso dal passato. Oltre al determinismo storico-psicologico, oggi impera il determinismo genetico. Non è un preludio a nuove schiavitù? Sì, assolutamente. Questo determinismo scientifico, secondo me, è una specie di silente dittatura nella mente delle persone. Perché noi possiamo sempre scegliere, viviamo la nostra grande libertà, quel libero arbitrio, e niente è determinato, il colore degli occhi. Naturalmente tutti abbiamo delle cose negative, ma è la nostra volontà che ci porta poi a contrastare le cose negative. Certo, se noi ci lasciamo andare così come sia, in maniera, diciamo, bestiale, le tendenze che abbiamo ereditato dai nostri antenati, che sicuramente ci sono e sono importanti, ci devastano. Ma se noi abbiamo un'idea della vita come qualcosa che noi dobbiamo elaborare, allora queste tendenze si ignorano. Adesso tutti i nuovi campi della genetica, l'epigenetica, ci spiegano proprio questo, che non è vero che il gene è così determinante, ma che quello che noi facciamo e l'ambiente intorno forse è più determinante del gene. D'altronde la libertà umana è effettivamente un mistero difficile da spiegare con un approccio solo materialistico. Sì, me lo porto da sempre, credo che ogni essere umano, degno di questo nome, prima o poi si fa queste domande sulla vita, che noi veniamo da un mondo misterioso, perché uno guarda un neonato e dice: ma questo da dove arriva? Sembra un extraterrestre, e ce ne andiamo in un mondo misterioso. Ora, si può pensare che tutto finisce con la materia, ma intuitivamente quello che noi sentiamo dentro ci dice di no, ci dice che c'è qualcosa di più grande, perché anche certi eventi della vita che accadono, certe coincidenze, poi nel lungo tempo si usa non coincidenze, tutto ci parla di una sorta di piano nella nostra vita, che segue delle strade particolari sue e che noi dobbiamo imparare a capire quello che ci succede per illuminare la nostra vita, naturalmente. Dunque il rapporto col mistero è il rapporto fondante per ogni essere umano. Viviamo in tempi in cui, siccome sono dominati questo scientismo, che è un po' ottuso secondo me, non è concessa questa dimensione del mistero all'uomo. Sembra una cosa superata, sembra una cosa appunto di altri tempi, invece l'essere umano è sempre l'essere umano. Lei racconta il drammatico rapporto con suo padre. Chi è stato lui per lei? Ma mio padre è stato un grande enigma, un po' perché l'ho visto poco nella mia vita, un po' perché era una persona veramente che era assorbita in un'altra dimensione in cui nessuno entrava. Io penso fosse un po' autista, non si guidava le macchine, ma so che soffriva della sindrome, perché era lontano da tutto, era irraggiungibile. E per un bambino è molto difficile da capire, da accettare, ma anche per una persona adulta, perché vedere che questa persona non entra mai in contatto, questa è sempre un altro posto che non si sa qual è una realtà veramente difficile da accettare, anche quando si capiscono i sentimenti, non si capisce più o meno nulla. E poi quando queste persone vengono a mancare rimane questo grande vuoto di dire: ma chi è stata questa persona nella mia vita, chi è stata per se stessa? Insomma, sono dei grandi punti di domanda che speriamo magari un giorno si risolveranno. Tutto il libro è percorso da una tensione e un'attenzione a non perdere o dimenticare gli incontri della sua vita. In un certo senso è una lotta contro il nulla a favore di un senso. Questa è una cosa molto importante, perché il consumismo dei rapporti è il consumismo peggiore per l'essere umano. Io credo che ogni incontro che fa, io credo moltissimo alla
alla gioia e alla sorpresa degli incontri. Per me ogni giornata è magnifica, dico chissà oggi chi incontrerò, perché sono una persona curiosa e tante volte ho incontrato anche amiche carissime magari su un autobus, nei posti più impensati, ma bisogna essere aperti all'incontro e capire che l'incontro dà senso profondo alla nostra vita e costruisce l'ossatura, lo scheletro portante della nostra vita, no? Gli incontri dell'infanzia, ma anche appunto le amicizie a scuola, la matura, e tenere tutti questi fili uniti vuol dire tenere la propria memoria insieme, costruire la propria memoria. E l'uomo è memoria, no? E ci dimentichiamo un po' di questo, come abbiamo le memorie elettroniche, ci siamo dimenticate la memoria, diciamo, del cuore in qualche modo, no? Ma vivere senza memoria del cuore è insomma una situazione un po' povera, no? Perché poi si rischia di avere una bulimia di rapporti in cui niente mette radice e dunque non si ricostruisce questa ossatura. Io penso che invecchiare con i ricordi degli amici, invecchiare con gli amici, con le persone a cui hai voluto bene, è una cosa meravigliosa, che dà una grande ricchezza, no? E anche annulla, in giro di parole, annulla il senso del nulla, insomma, no? Allontana questa disperazione. Lei come ha vissuto i cosiddetti anni dell'ideologia? Erano anni terribili, quegli anni 70, sono andata a vivere a Roma nel 1976, nel pieno del terrorismo, nel pieno dei disordini, e li ho vissuti, diciamo, più o meno marginalmente. Quegli anni era impossibile non viverli qua a Roma, tutti questi eventi. Ero molto, molto turbata, molto spaventata, vedevo questa ideologia cieca che divorava le persone, anche tanti miei coetanei, no? E questo modo di vedere le cose in bianco e in nero, senza vedere sfumature che facevano parte della vita. Erano anni che ricordo con grande angoscia e che quando sento qualcuno, anche dei miei amici, rimpiangerli, mi domando sempre che cosa rimpiangono, perché io non riesco a rimpiangere quegli anni. Perché questo titolo tratto da Rilke? È un verso che ho sempre amato, perché Rilke è uno dei miei poeti, dei miei autori preferiti, e poi sono cresciuta appunto lungo le scogliere di Duino, è quasi naturale. Mi è sempre piaciuta questa apparente contraddittorietà di questa parola, che noi siamo già l'angelo, pensare a una creatura buona, sorridente, ma l'angelo è anche quello che ha la spada di fuoco, l'angelo è anche quello che ha la bilancia di giudizio, non dimentichiamo che l'angelo si affaccia sul tremendo, non è solo questa un po' variante New Age. Dunque mi piace pensare a questa apparente contraddizione che costantemente si nutre il reale, cioè della bontà, però che è sempre in bilico su un mondo che è appunto il mondo del mistero, può essere anche tremendo. Susanna Tamaro, che cosa si aspetta ancora dalla sua vita? Ma mi aspetto di invecchiare bene, insomma la mia età è la cosa giusta da fare, cioè di invecchiare, passare gli anni con tante persone giovani vicino, sempre rimanendo aperta all'idea di imparare dalle persone, di imparare dalle cose, di migliorare sempre, di restare una persona curiosa e attiva. Perché ho visto che intorno ai 50 anni avviene un po' un oscuramento di certe parti della vita e si tende un po' a chiudersi, si tende un po' a ritirarsi, oppure al contrario si è spinti in una specie di giovanilismo estremo a fare delle cose che non sono più consone realmente all'età. Dunque invecchiare in maniera giusta è, insomma, un compito abbastanza arduo.